Quest'anno abbiamo deciso al corso Masterbank di parlare del Mediocredito Centrale. Come tutti sanno, c'è stata una riforma molto importante, che ha riguardato sostanzialmente quella parte, diciamo, del sistema di rating che si chiama LGD, cioè Loss Given Default, che significa la perdita in caso di insolvenza. Molti commercialisti, ma anche molti imprenditori, pensano che tutti i provvedimenti normativi di quest'anno, parlo del 2020, siano state delle assolute novità, mentre in larga parte, anche se poi sono state adattate al coronavirus, derivavano da riforme degli anni scorsi, del 2017, poi implementate ed attuate nel 2019. In poche parole, molti pensano che sia facile accedere alle garanzie. In realtà non è esattamente così. Perché? Perché da una parte bisogna capire come funziona il Mediocredito Centrale e quindi dobbiamo capire i modelli con i quali dobbiamo interfacciarci, ma dall'altro dobbiamo capire invece che cosa vuol dire un sistema di rating, che cosa vuol dire bancabilità, perché le banche comunque rischiano con o senza la garanzia pubblica. Chiaramente c'è una mitigazione del rischio di credito, ma agisce su quella parte del sistema di rating, dicevo, che si chiama perdita in caso di insolvenza. Non agisce sull'altra parte che si chiama PD, cioè Probability of Default, che vuol dire probabilità di fallimento. L'approccio che abbiamo dato noi è stato un approccio che ha comportato un modello al quale abbiamo dedicato oltre 300 ore di sviluppo in circa un anno di lavoro e ha lavorato un gruppo di ricercatori da me coordinato. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di capire effettivamente quali sono le logiche di funzionamento di quel modello. In poche parole, molti commercialisti che cosa pensano? Pensano che basti andare sul sito, mettere dei numeri e in automatico il modello ci dà delle risposte. È vero in parte. Perché in parte? Primo, perché se noi non capiamo esattamente come funzionano gli algoritmi, le formule, e non abbiamo un Excel, per essere molto pratici, che ci dica che cosa succede se noi mettiamo un numero, non sappiamo perché si determinano certi risultati. La seconda cosa è che non è affatto facile mettere quel numero all'interno di un modello chiuso, perché bisognerebbe mettersi lì con una calcolatrice, avere studiato una normativa nient'altro facile. Anzi, molto copiosa in termini di pagine da studiare. Parliamo di centinaia di pagine di regolamenti, di articoli. E poi bisogna fare tutti i calcoli. Ripeto, ci vuole la calcolatrice, bisogna essere sicuri dei numeri che si è messo. L'altra considerazione che faccio è che se invece noi siamo dotati di un modello che ci fa capire come ragiona il Mediocredito Centrale, allora scatta una cosa molto importante per il commercialista, per il tributarista, per il consulente. Si chiama consulenza. Perché io ho un modello predittivo di quello che succederà e ce l'ho sul mio computer. Quindi ho la capacità di capire che cosa succede se, cioè di fare delle analisi di tipo what if. Ora, il fatto che gran parte del modello dipenda dalla centrale dei rischi e non solo dal bilancio ha un grande valore, il valore di poter essere aggiornato, diciamo, a scadenza mensile e non soltanto a scadenza annuale. E quindi io come consulente, se so come funziona il meccanismo del Mediocredito nella nuova formulazione, posso fare in qualsiasi mese dell'anno consulenza agli imprenditori e dire guarda che se tu fai così succede cos'ha. Ecco, in Italia nessuno ha sviluppato dei modelli predittivi di questo genere su algoritmi che sono algoritmi pubblici, ma niente affatto semplici, perché parleremo di variabili dummies, parleremo di variabili dicotomiche, parleremo di come funziona un sistema statistico piuttosto raffinato. Non è complesso come un sistema di rating bancario, ma certamente è un qualche cosa di molto più evoluto dello scoring precedente. Quindi, tutti coloro che non vogliono continuare nel mercato, diciamo così, dei servizi obbligatori, che stanno andando in una fase calante del ciclo di vita dei loro prodotti e quindi, come sapete, per regole di strategia, nelle fasi calanti del ciclo entrano in gioco soprattutto i prezzi. Bene, per tutti coloro che non vogliono rassegnarsi ad andare a fare le contabilità in Romania o di andare a catalogo pagati da Amazon, questo è quello che io penso sia il futuro di un certo modo di vedere la professione, beh, esistono altri modi di vedere la vita del libero professionista, che è quello di dare consulenza vera all'azienda, che non si può gestire con un software, ma bisogna sapere come funzionano i software. Buono studio e vi aspetto a Master.